Da sabato 25 maggio fino a metà settembre la sosta sulla Riviera di Pescara tornerà a pagamento. I circa 1.400 parcheggi gestiti dalla Pescara Multiservice, partecipata del Comune, manterranno invariate le tariffe e gli orari della scorsa stagione estiva. Dalle 8 alle 19 sostare con l'auto sul lungomare costerà 1 euro l'ora, 5 euro per l'intera giornata su Viale della Riviera e Lungomare Colombo, Lato Mare e Lato Monte, 4 euro al giorno all'ex Enaip dalle 8 alle 20, 3 euro al giorno per l'area meridiana alle aree di via Barbella, con la possibilità di pagare anche con il bancomat, essendo i parcometri dotati di POS, come spiega al TG8 Benedetto Gasbarro, amministratore unico di Pescara Multiservice. Come è stabilito dalla delibera di giunta comunale, dall'ultimo fine settimana di maggio si tornerà a pagare sulla riviera pescarese, quindi sia a nord che a sud, i parcheggi su strada, nelle zone già ampiamente conosciute dai cittadini e anche dai turisti, più i parcheggi di nella zona del Teatro d'Annunzio e all'ex Enaip a nord. Le modalità sono sempre le stesse, le tariffe sono rimaste invariate anche per quest'anno e ci sarà la possibilità del pagamento anche con le carte bancomat nei parcometri e poi vi è anche la possibilità di sottoscrivere degli abbonamenti settimanali e sono acquistabili anche dai non residenti nel comune di Pescara, mentre gli abbonamenti mensili e bimestrali sono acquistabili esclusivamente dai residenti nel comune di Pescara. Preciso che questi abbonamenti possono essere fatti in autonomia dai cittadini presso il nostro sito, collegandosi sul nostro sito www.pescaramultiservice.it, oppure possono recarsi personalmente al nostro ufficio presente a Piazza della Repubblica. L'anno scorso c'erano state delle tariffe ridotte per chi aveva auto elettriche o ibride, anche quest'anno funzionerà allo stesso modo? Come previsto per i parcheggi cittadini, le auto elettriche sono completamente esonerate dal pagamento nelle strisce blu. Per quanto riguarda le auto ibride c'è la possibilità di sottoscrivere gli abbonamenti al 50%. Sulla strada parco quest'anno non si potrà parcheggiare. Quest'anno per via dell'elettrificazione della linea su quella strada non vi sarà la possibilità di parcheggiare, ma nulla toglie che questo gioco di squadra con l'amministrazione, con l'assessorato di competenza, possa trovare ulteriori posti auto. Quanto fruttano i parcheggi a pagamento lungo la riviera nel periodo estivo? Oramai siamo al terzo anno dall'introduzione di questi parcheggi, le cifre sono state piuttosto confortanti perché ci siamo attestati su cifre che oscillano intorno ai 400.000 euro. Come Pescara Multiservice oramai da un paio di anni contribuiamo con un canone annuale di 2 milioni e mezzo che vengono versati alle casse comunali per i parcheggi cittadini.